Il direttore generale dell'ASREM, Giovanni Di Santo, partecipando all'incontro sulla sicurezza delle cure e della persona assistita nella sede di via Ugo Petrella Campobasso, ha comunicato che dal 1 ottobre verrà spostata una persona della sorveglianza a presidio di pronto soccorso. Noi da parte nostra abbiamo già anche riorganizzato le attività di presidio dei pronto soccorsi, abbiamo spostato dal 1 ottobre una persona della guardiania che presiederà il pronto soccorso, ma questo non perché si debba evitare, o meglio si debba gestire la violenza, ma bisogna evitare la violenza. Altre novità per far fronte alle emergenze territoriali di mancanza di personale, la telemedicina, oltre che la guardia medica pediatrica all'interno dell'ospedale. Grazie alla telemedicina, quindi stiamo potenziando gli effetti della telemedicina in modo tale da poter creare un filtro migliore. Stiamo potenziando la guardia medica all'interno, pediatrica all'interno dell'ospedale per cercare di ridurre gli accessi. Insomma, un lavoro immane, un lavoro frenetico. Di Santo ha rimarcato come non bisogna perdere la fiducia medico-paziente, che è alla base di ogni rapporto. Bisogna cominciare a riorganizzare le attività, rimodularle, ma soprattutto non perdere quel link di fiducia medico-paziente che è alla base di ogni rapporto, che possa essere, come dire, strutturato così come spesso accade. Basta prendere la mano del paziente, fargli una carezza e probabilmente questo già è il 50% della cura.